Ciao Stefano, benvenuto, bentornato in Calabria. Come è andata innanzitutto questa visita? La visita è andata benissimo, addirittura il mio ematologo mi ha detto: beh, dopo 1300 km credo sia superfluo dover fare una visita. La facciamo giusto per protocollo, ma era orgoglioso, dice, anche lui, di ciò che avevo fatto, dell'impresa che avevo fatto. Una bella soddisfazione per me. Diciamo che era una cosa che volevo e gli dovevo dare per l'impegno che ci ha messo il dottor Fabrizio Ianello di ematologia dell'ospedale di Padova. È stato veramente una persona che ha dato tanto a me, quindi dovevo obbligatoriamente fargli questo regalo, ecco, fare 1300 km in bicicletta, quella è la mia passione. Ogni volta mentre facevo la terapia mi diceva, gli chiedevo sempre: ma potrò andare in bicicletta? Ma potrò andare in bicicletta? Lui mi guardava stupito, diceva: ma questo è cretino che mi chiede, ci sono cose ben più importanti. E gli chiedevo della bicicletta. La bicicletta è la mia passione, avevo tanta voglia di iniziare a pedalare e questa volta ce l'ho fatta, sono riuscito a fare veramente questa bella impresa, un'impresa che ovviamente per un ciclista senza dubbio è nulla di che, perché poi fare 180 km al giorno per 8 giorni magari è ben poco, però io ce l'ho fatta e mi sento orgoglioso di ciò che ho fatto. Ci racconti questa avventura? Sei partito da Milazzo per raggiungere Padova. Sì, ho fatto queste 8 tappe. Intanto a ottobre del 2021 alla Visa, appunto, mi sono proiettato, mi sono prefissato questo viaggetto da fare. Allora ho iniziato a pedalare, ho iniziato ad allenarmi. Facevo delle prove, dei test, pian piano con me stesso vedevo un po' come andavo. In 6 mesi sono riuscito a raggiungere la giusta forma e ho fatto queste tappe. Fatto la prima, è stata Milazzo-Falerna, Falerna Marina, 167 km. Andavo benissimo. La seconda, Falerna Rocca Imperiale, ho scavalcato l'Appennino Calabro, sono passato da Guardia Piemontese, una bella salita, poi una lunga discesa fino a Sibari e poi Rocca Imperiale all'arrivo. È stata una cosa veramente bella. La terza tappa, Rocca Imperiale Altamura. Ma anche questa è un'altra bella tappa, altri 160 km circa. È stata abbastanza tosta, ho dovuto fare la 106, una strada molto molto veloce. Infatti neanche io ci credevo come camminavo come un treno sulla 106. Poi la salita per Matera e dopo quell'ultimo tratto che mi ha portato ad Altamura. Ho fatto una tappa un po', diciamo, di trasferimento da Altamura fino a Barletta, sono 70 km, mi serviva un po' a recuperare perché poi avevo previsto un tappone lunghissimo che mi portava da Barletta a Pescara, sarebbero stati 240 km, quindi avevo progettato e organizzato appunto una tappa breve per potermi riposare. Fra l'altro fino a Barletta ho viaggiato con 16 kg di bagagli in più, visto che ero senza l'ammiraglia. E quindi dovevo obbligatoriamente recuperare. A Barletta finalmente mi arriva l'ammiraglia, arriva la mia famiglia che mi dà quella forza, quella carica per poter ripartire più forte. Riparto con la bici scarica, senza
senza bagagli, però la tappa era lunga e dura, 240 km, non me la, neanche io ci credevo quando sono arrivato a Pescara. Ho fatto veramente una tappa micidiale. Lì Pescara un po' mi ha dato l'impressione che forse avrei fallito nell'impresa. Cercato di recuperare al meglio durante la serata, la notte, ho mangiato abbastanza. Il giorno dopo riparto, faccio Pescara Senigallia, inizio a pedalare, mi sentivo fresco come una rosa. Non so neanche io dove abbia trovato quelle forze, visto che il giorno prima già mi sentivo quasi perso e non riuscivo a finire le tappe. Fatto quindi, come dicevo, Pescara Senigallia, 196 km, camminavo un treno, mi sentivo benissimo, fatto 27,9 di media. Diciamo che per un amatore con un linfoma credo che possa essere abbastanza, no? La tappa successiva, Senigallia Comacchio, altri 180 km, ora chilometro più chilometro meno, anche quella una passeggiata d'amore, ho fatto 27 di media, anche quella ho camminato come un treno, camminavo benissimo. E l'ultima poi Comacchio Padova, quando è arrivato un mio carissimo amico a Comacchio, mio compaesano Pippo Giuseppe, che fra l'altro è stato come un miracolo, perché partivo da San Giuseppe di Comacchio. Quella mattina, la sera prima, mi aveva chiamato Giuseppe, dico: guarda, dice, domani mattina verrò io a tirarti fino a Padova, ti aiuto. Dico: arriva Giuseppe a San Giuseppe, che è un miracolo. E quindi mi ha portato fino a Padova, è stata veramente una cosa impressionante. Forse sono stati gli ultimi 100 km che ho realizzato. Dico, allora veramente sono riuscito a fare quest'impresa che pensavo non riuscissi a farla. Non, inizialmente un po' mi ero scoraggiato, un po' l'ansia di non farcela c'era, però la forza, la testa. Quando si dice veramente che in bicicletta ci vogliono le tre cose, ci vuole la testa, le gambe e il cuore, è la cosa principale, ci porta sempre fino all'arrivo. E lì la cosa bellissima è stata appunto arrivare al policlinico, poter ringraziare il dottor Vianello per quello che ha fatto per me, e quindi questo poteva essere un po' un ringraziamento. E nello stesso tempo, visto che comunque ero partito dal Santo, dal Capo di Milazzo, luogo in cui ha approdato Sant'Antonio Naufrago, per essere guarito e poi partire per Padova, mi ha dato questa forza di arrivare su a Padova. E lì sono stato accolto a Padova, sono stato accolto anche dal rettore della chiesa del Santo, la chiesa di Sant'Antonio, dopo gli onori alla polizia ovviamente. Quindi il questore mi ha accolto, mi hanno accolto i ragazzi delle Fiamme Oro, al reparto mobile, laddove comunque mi hanno sempre tenuto vicino, sono sempre stati vicino a me, mi hanno dato quella giusta forza che mi ha portato fino a qui, ecco, fino all'arrivo di questa mia bella impresa. Una grande impresa. Qual è il messaggio finale che vuoi lasciare dopo queste giornate intense? Dopo queste giornate intense, senza dubbio, voglio dire, il mio viaggio per la vita deve essere una metafora. Il viaggio in bicicletta è proprio una metafora. Non voglio sembrare un eroe, non voglio sembrare di aver fatto un'impresa. Io l'impresa l'ho fatta con me stesso e probabilmente l'ho dimostrata ai miei figli, che è la cosa, la mia famiglia, che sono la cosa primaria.
però voglio dire, infatti mentre pedalavo dicevo sempre: se non esci non vivi. Centinaia e centinaia di persone reagiscono come me positivamente, ma altrettanto ce ne sono che non riescono a reagire, si chiudono in se stesso, non si danno forza, e quindi lì le cure mediche, che cioè con tutto l'impegno che ci possono mettere, ma se non ci diamo aiuto noi stessi non possiamo raggiungere nessun obiettivo, probabilmente ci abbandoniamo a noi stessi. Ecco, questo è il messaggio che voglio far passare il messaggio di bisogna darci la forza, vedere quello spiraglio di luce che c'è in fondo al tunnel, che ci deve dare la forza di reagire, di andare avanti sempre nella vita, in ogni caso, e con le malattie gravi e con le cose banali della vita. La metafora, il viaggio per la vita in bicicletta è questo, cioè fatta di la strada in bicicletta è fatta, lo sappiamo tutti i ciclisti, è fatta di pianura, è fatta di salite durissime dove non vedi l'ora di scollinare, e magari la cima è sempre più lontana, però poi prima o poi, se sai ragionare, se sai spingere con la testa, se sai spingere con le gambe, se apri il cuore alla vita, sicuramente raggiungerai la cima, e poi scollini, e poi ci sarà una bella discesa che ti lascerà respirare e ti lascerà vivere. Questa è una cosa che ho detto sempre sulla mia pagina Facebook, Un viaggio per la vita. Lo ripeterò sempre, perché prima o poi bisogna scollinare, cioè se ci credi e se vedi quella luce in fondo al tunnel come punto di riferimento, guardi lì fisso, prima o poi uscirai e riuscirai a vincere, come ho vinto io poi alla fine con questa mia metafora di un viaggio per la vita.